Borgo Greganico, Meritese batte Gioiese 3-1. La parola al trainer della Gioiese, Mario Dal Torrione. Sì, diciamo che questo è il risultato che è scaturito oggi in questa gara. Mi dispiace di aver iniziato la prima trasferta con una sconfitta. Ritengo che avevamo iniziato bene la gara, avevamo avuto la possibilità di passare anche in vantaggio con un tiro di Artuso sfiorato poi da Fortugno. Poi c'è stato questo calcio di rigore decretato dall'arbitro in una mischia su un calcio d'angolo, quando di solito questi calci di rigore non vengono mai decretati. Questo ha rotto l'equilibrio in una gara in cui forse noi eravamo partiti un po' meglio di loro. Loro questo gol li ha galvanizzati, sono riusciti, e malgrado noi non abbiamo sfruttato le occasioni che si sono create anche per la bravura del portiere, perché ha fatto un intervento miracoloso su Gualdi, poi e poi il 2-0 diciamo che ci ha tagliato un po' le gambe, anche per come è avvenuto, una punizione da molto lontano con qualche responsabilità da parte del nostro portiere. Credo che sul 2-0 poi è difficile recuperare ad una squadra così tre gol. Infatti abbiamo preso il terzo gol in contropiede e poi abbiamo accorciato un po' con il calcio di rigore di Sanchez. Credo che ancora c'è molto da lavorare, bisogna trovare equilibrio, bisogna capire che il campionato è questo, di promozione, dove è basato tutto sulla grinta, sulla determinazione, quindi dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta affinché possiamo cercare di non commettere più gli errori che abbiamo commesso oggi. Nicola Pulimeni, presidente della Gioiese, a lui il microfono per commentare questa partita. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Niente, oggi partita vissutissima. Sono comunque, diciamo, è l'esordio per noi, perché comunque la partita con la Bagnarese era stata una partita, diciamo, scontata, sapevamo che la Bagnarese era ancora in fase di costruzione. Oggi c'è stata la prima sfida ufficiale tra noi e il Borgo Greganico, sicuramente due squadre molto competitive. Nulla toglie che mi è servito anche per capire un attimo e valutare meglio quello che è lo stato effettivo della mia rosa, quindi insomma tutto sommato va bene, accetto anche il risultato, per carità, il Borgo Greganico è stato bravo. Quindi diciamo tutto sommato è un inizio che mi fa ben sperare, insomma, e non molliamo, quindi va bene così. Uno stoccatore dai 16 metri. La Gioiese, ho letto da qualche parte, ho sentito che sia alla ricerca di uno stoccatore dai 16 metri per poter mettere a segno qualche gol rispetto alla grande mole di gioco svolta dal centrocampo. No, diciamo che ad oggi nulla era previsto, insomma, bene o male aspettavamo, insomma, questa partita per capire se ci sono dei ritocchi. Io col mister mi vedrò lunedì e lì capiremo se è il caso di intervenire o meno su quello che è l'organico di oggi, ma al momento nulla è previsto. Battere la corazzata Gioiese è una grande soddisfazione, ma l'obiettivo del Borgo Greganico non è certamente quello di vincere il campionato, anzi, per dirla tutta, è quello della salvezza, della permanenza. Noi navighiamo a vista e giochiamo partita per partita, siamo stati bravi in queste prime due gare di promozione e onestamente sono contento, perché abbiamo lavorato tra mille difficoltà, perché non era facile una settimana dall'inizio delle nostre competizioni essere sfrattati da uno stadio stupendo come quello di Melito, e qui devo ringraziare sia gli amici del Bocale che ci hanno subito concesso la possibilità di giocare in questo campo, e soprattutto devo ringraziare il Saline che ci ha concesso lo stadio di Saline per poter fare le nostre sedute d'allenamento, perché se no veramente saremmo stati in grande difficoltà. Nonostante tutto abbiamo cercato di continuare il nostro lavoro e questa soddisfazione di questa vittoria è doppia, perché abbiamo davvero battuto la squadra più forte del campionato, non diciamo niente di nuovo.
e dedichiamo questa vittoria soprattutto agli amministratori, a chi dopo 20 anni si è accorto che lo stadio aveva qualche problema. Speriamo che risolva questa situazione nel più breve tempo possibile, perché abbiamo bisogno del nostro stadio e abbiamo bisogno pure del calore dei nostri tifosi che oggi grazie a voi hanno visto la partita in diretta, perché onestamente oggi è rimasto fuori dalle mura dello stadio anche qualche nostro dirigente, perché noi siamo una famiglia e quindi siamo seguiti, abbiamo molti ragazzi del luogo, quindi le loro famiglie ci tengono a vedere i propri ragazzi giocare, quindi questa situazione che c'è purtroppo in questo momento non facilita la nostra situazione. Sono felicissimo per la squadra, perché battere 3-1 la Gioiese dopo aver vinto 3-1 a Monasterace non era facile. Ora festeggiamo questa vittoria e poi da lunedì penseremo alla partita di Coppa contro gli amici del Bocale e poi dobbiamo pensare per forza alla partita con la Bagnarese sabato. Paolo Gurneri, il presidente del Borgo Crecani Comeritese, non riesce a tenere i piedi piantati per terra, si fa travolgere dall'euforia e dall'entusiasmo per queste performance della sua squadra, 3-1 a Monasterace e 3-1 contro la corazzata Gioiese. Ma intanto una buona serata a tutti, intanto faccio i complimenti al mister e a tutta la squadra per questa vittoria sudata e combattuta, e poi diciamo noi alla fine non siamo la squadra che deve recitare il ruolo in questo campionato, noi siamo la squadra che si prende tutto quello che c'è di buono, sicuramente non molleremo fino alla fine, perché ci sono altre squadre secondo il mio punto di vista attrezzate per la vittoria finale, però noi sino alla fine saremo lì per lì. Quindi la matricola di lusso o terribile punta alla salvezza e alla permanenza, però se strada facendo si dovessero creare certe condizioni, ma qualora i quali ci fossero i presupposti, noi siamo lì, siamo una squadra concupiscente, desiderosa, che ha un grande trainer e trascinatore che è mister Antonio Cormaci, che gli dobbiamo dare atto e merito di tutto ciò che ha creato, che dal 2015 ad oggi ha portato la squadra dalla terza categoria in promozione. E poi la nostra società, da qui a poco si aggiungerà una nuova figura che sarà quella del direttore generale, che spero che la persona alla quale gli abbiamo offerto l'incarico accetterà, e da qui a breve vi daremo aggiornamenti in merito a ciò.